ragazzi, dove sono? Non si sa, sono a casa di Dav. È venuto un ragazzo a disturbarmi, incredibile. Perché io e Dav siamo qui per parlarvi di un progetto al quale abbiamo lavorato tantissimo in questi mesi. Si tratta infatti della YouTuber Christmas Cup. Dav, sei carico? Io sono carichissimo. Intanto non vedo l'ora di iniziare, ma di cosa si tratta? Esatto, di cosa si tratta? Si tratta di una competizione incredibile, ragazzi. 10 YouTuber, che tra poco andremo a dirvi, si affronteranno in questa YouTuber Christmas Cup. Come funzionerà? Ci sarà un'asta, tipo quella del fantacalcio, con solamente i giocatori della Serie A. E al termine di questa asta, ognuno avrà una squadra composta da quanti giocatori? Circa 18 giocatori. 18 giocatori che andranno poi a essere spostati su FC24 per fare un vero e proprio torneo. Quindi ci sarà un'asta e poi si passerà su FC24 dove si giocherà. Perché saranno due gironi da 5 YouTuber da una parte, 5 YouTuber dall'altra, che si affronteranno e poi alla fine i primi due passano, semifinali e finale. Tanto quindi questo è il formato in breve. Però ci sono anche diverse regole e delle composizioni particolari, perché ognuno di noi avrà un capitano che giocherà a livello internazionale, quindi la squadra sarà composta da giocatori della Serie A, però ognuno di noi avrà un capitano che sarà naturalmente uno dei talenti più importanti del calcio mondiale. Esatto, perché abbiamo diviso gli ospiti per fascia, io ce l'ho qua ma non ve le leggo ancora, fascia 1, 2, 3, 4 e 5 per fare un po' tutto equilibrato. Esatto. E inoltre abbiamo segnato qua 10 capitani che verranno assegnati appunto a ogni ospite all'interno di questo video, quindi vi faccio un esempio a caso. Venom, Pesca, esce Messi. Non so neanche se c'è Messi. Però questo non l'hai messo, va bene, li hai fatti te. E quindi questa qua è un po' la sostanza. Esatto. Io però adesso faccio dire a te un attimo gli chi ospiti. Sono gli ospiti e in che fascia sono. Allora ragazzi, tenetevi forti perché gli ospiti sono veramente top. Nella prima fascia No, partiamo dalla quinta. Ah, vuoi andare? Sì, partiamo dalla quinta fascia. Quinta fascia abbiamo Seawolf e Parrins. Per quanto riguarda invece la quarta fascia abbiamo Yas e Shaleboom. Terza fascia ci sono io insieme a Om. Seconda fascia abbiamo messo Venom pensando che fosse forte, però vabbè, insieme a il vostro caro Dexter. E chiude la prima fascia con Yoshi e Just Ron. Quindi ragazzi, questi sono i nostri partecipanti, saremo in 10. Ovviamente un roster incredibile. Ovviamente chi è nella stessa fascia non potrà incontrarsi. Naturalmente questo sì, quindi scontato, come abbiamo detto prima, per equilibrare tutto adesso sorteggeremo, come abbiamo detto, i capitani di appartenenza e i due gironi A e B in base alle fasce di appartenenza. Leggiamoli però questi capitani, chi sono? Vai. Allora, abbiamo deciso di equilibrare un po' in base ai ruoli. Abbiamo scelto un portiere che è Gigio Donnarumma, tre difensori che sono Varane, Cancelo e Walker, tre centrocampisti, Bellingham, Kanté e Musiala. Io vorrei Bellingham. Io voglio quello che devi ancora leggere. Tre attaccanti, Son, Cristiano Ronaldo e Griezmann. Vuoi Cristiano? No, voglio Griezmann. Ah! Ognuno di questi giocatori quindi sarà assegnato a un capitano. Esatto. E si andrà ad aggiungere poi alla squadra. Quindi sarà la bandiera di ogni squadra. Deve giocare per forza. Per forza. Ok, 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 ok. Ragazzi, è arrivato il momento che del più sorteggio aspettavate. Il sorteggio non solo dei gironi ma anche del giocatore capitano. Quindi adesso andremo a prendere in ordine i giocatori che parteciperanno. Anzi, non i giocatori, gli youtuber che parteciperanno. E faremo questo sorteggio. Prima verrà sorteggiato il loro capitano. Quindi facciamo un esempio: Venom viene pescato il capitano, Griezmann. E dopodiché viene pescato uno di questi due bigliettini dove c'è scritto gruppo A e gruppo B. Così avremo la composizione dei gironi. Andiamo in ordine per come li abbiamo scritti. Vai. Quindi non facciamo confusione. Si parte con Seawolf. Lo vuoi pescare te il capitano? Vai. Voglio prendere questa responsabilità del capitano di Seawolf. Wolf, vai. Il primo che ha toccato il tavolo è Kanté. Kanté, Seawolf for Kanté. E finisce nel gruppo B. Gruppo B. Dovete fidarvi perché ragazzi purtroppo c'è la luce strana e non si vede. Vai. Gruppo B per Seawolf. Segna. Ora tocca a Parrins, che per forza di cose sarà nel gruppo A. Però comunque si fa il sorteggio perché è della stessa fascia. Perché è della stessa fascia. Lo pesco io questo. Vai. Per Parrins, attenzione, capitano di riferimento. Attenzione, attenzione, è complicato. Walker, un terzino, forse uno dei peggiori. Mi sa che è andata male. È andata male, è andata male, peccato. Quarta fascia adesso, Yas e Shaleboom. Vediamo. Attenzione. Si parte da Yas, giusto? Da chi vuoi te, Yas. Vai. Pescami il capitano di Yas. Attenzione, Yas, il capitano di riferimento è Donnarumma. Lui è milanista anche, eh? Aia, un però traditore. Potrà risparmiare i crediti sui portieri poi. Bisogna capire però in che girone. In che girone? Questo qua. Vediamo un po'.
Gruppo A, quindi insieme a Parrins. Ah, Parrins. Ok, ok, ok. Capitano Donnarumma, che secondo me non è male perché poi risparmi comunque. Sì, secondo me però portiere un po' perde. So. Hai più crediti per gli altri reparti. Sarà sicuramente adotterà delle tattiche diverse per l'asta. Quindi Schale è nel gruppo B insieme a Seacolf, però devo pescare il capitano. Vai, vediamo. Allora, secondo me a Schale boom esce Cristiano Ronaldo. Io dico Griezmann, il tuo. No, Griezmann lo voglio io. Cancelo! Altro difensore! Chiettelo Cancelo! Noi ci stiamo togliendo tutti. Vai, buono, buono, buono! Iniziano a comporsi i gironi, perché abbiamo da una parte Parrins e Yass e dall'altra Seacolf e Schale. Sono bei gironi, ma per terza il momento, fascia. Devo essere onesto, questi capitani non è che sono al top. E adesso tocca a te, tocca a Dav. Oh, madonna. Sorteggio per me stesso. Ma no, faccio tutto io qua, che te, se no fai truschini. No, Dav si becca come capitano Varane. No, me la sono tuffata. Mi spiace. Vabbè, dai, almeno in difesa sono a posto. E ti dico anche in che gruppo finisci. Quale preferisci dei due? Non lo so, diciamo che sì, voglio fare una partita con Seacolf. Ok, vuoi fare una partita con Seacolf? Dai, gruppo peggio delle panine della Champions. Gruppo A. Quindi Parrins e Yass. Ok, volevi la partita con Seacolf, lo devi beccare in semifinale eventualmente. Quindi Home finisce nel gruppo B, perché era nella tua stessa fascia. Ma però che sciale. Si becca un capitano, attenzione. Vai, pesca tu, vai. Allora, lui si becca Son. Dici? Sì, ma ne ho pescati due, però prendo questo qua, ho deciso. Due, vai. Invece Bellingham. Ah. Bello, bello, Bellingham, bello. Non male. Seconda fascia ci sono io, insieme a Dexter. Ma pesco io per te. Vai, pescate per me. Prendimi sto Griezmann, per favore. Prendimi sto Griezmann. CR7. Oh, Sium! Cioè, ma non è top cool quest'anno in realtà, però. Però è sempre, è sempre il Sium. Va bene, me lo prendo. Girone, tocca a te. Allora, Girone, fammi scegliere però. Seacolf, Schale, Home, Parrins, Yass, Dav. Sì, voglio sfidare te. Voglio vediamo, sfidare te. E allora, pesca te però, sennò. Vai. Oh, gruppo A, gruppo A, gruppo A, gruppo A, gruppo A. Voglio là, voglio là. Non riesco neanche a capire la tua scrittura? No, è il contrario, gira. Ah. E invece, vai nel B. Ah, vado nel Sick, B. Seacolf, Schale, Home e Venom. Ok, ok, ok. Vabbè, noi due che siamo i due presidenti siamo divisi. Ci può stare, ci può stare. Sì, ci può stare, almeno abbiamo anche un po' equilibrato, visto che io sono fortissimo. Ah, ok. Quindi Dexter finisce nel gruppo A con Parrins, Yass e Dav. Vediamo però vediamo il capitano di Dexter. No, non voglio che gli da, cioè, non Griezmann, dai. Secondo me Son esce, vediamo. Son, mamma mia, gli è andata bene, eh. È ora dura, perché chi è rimasto lì dentro? Griezmann e l'altro non me lo ricordo. Mané forse? Musiala. Musiala. E rimangono Ron e Yoshi, che noi li abbiamo messi in prima fascia perché secondo noi sono i due più forti. Partiamo da chi? Da Ron? Partiamo da Ron. Allora, Ron o Musiala o, abbiamo detto, Griezmann, becca Musiala. Quindi Ron becca Musiala e vediamo in che girone finisce però. L'ultimo sorteggio. Ron, speriamo non è mio, è troppo forte Ron, non lo voglio, non lo voglio. B. Aia. Ma è A, ma che B? Ah, hai detto cosa c'è scritto? No, dietro il bigliettino. Ah, da... ok, gruppo A, gruppo A. Ron, gruppo A, quindi con Musiala. E quindi per forza di cose Yoshi finisce nel gruppo B con Griezmann. Mamma mia. Bei gironi, andiamo a leggerli bene adesso. Quindi ragazzi, gruppo A con Parrins, capitano Walker, Yass, capitano Donnarumma, io, quindi Dav con Varane, Dexter ha pescato Son e invece Ron con Musiala. Invece girone B, leggilo te, a te l'onore del tuo girone. Seacolf con Kanté, Schale boom con Cancelo, Home con Bellingham, Venom con CR7 e Yoshi con Griezmann. Dai, sono bei gironi secondo me. Ricordiamo che passano le prime due di ogni girone e poi si giocheranno semifinale, semifinale e finale. Come potrete però assistere a tutta questa competizione? La prima data che dovrete salvarvi nella testa è martedì 5 dicembre, perché sul canale del Buon Dav, che vi lascio in descrizione, ma tanto lo conoscete tutti quanti, non c'è problema, ci sarà la live ufficiale dell'asta del fantacalcio, che potrete naturalmente seguire e anche magari darci qualche consiglio, no? Quindi sicuramente è da seguire. A che ora? E poi decideremo. Io credo decideremo indicativamente in serata, verso le 21. Collegatevi, la trovate, sì. E poi, oltre a quest'asta che darà il via alla competizione, dalla settimana dopo, quindi dalla settimana che inizia dal 11 esatto di dicembre, inizieremo a giocare. Inizieremo a giocare e ogni settimana troverete un video sul per canale ogni di canale. Ognuno. Ognuna di queste 10 persone caricherà un video in cui ci sarà una sfida con un'altra persona del suo girone. Poi, naturalmente, ci saranno tutte le classifiche aggiornate con i vari giocatori. Una cosa importante qual è? Che ogni partita è importante perché? Perché al termine di quest'ultima
ognuno di noi potrà scegliere un giocatore internazionale, sì, da poter aggiungere alla rosa. Sì, sì, cerchiamo di spiegarlo bene, nel senso, dopo ogni giornata ci sarà ovviamente chi ha vinto, chi ha perso, chi è primo, quindi chi è ultimo. Una classifica. Noi abbiamo... però vogliamo fare un torneo per equilibrare tutti quanti, equilibrarlo. E quindi dopo ogni giornata ci sarà una sorta di draft, quindi chi è ultimo in classifica prenderà un giocatore molto forte tra quelli internazionali liberi, quindi tranne questi 10 che abbiamo scelto. Quindi mentre... io che sarò ultimo prenderò magari un overall alto, tu che sarai primo... Ecco, magari tu prenderai Mbappé, per fare un esempio, mentre il primo potrà prendere Strootman, per farti capire, perché comunque potrebbe essere un potenziamento alla squadra. Assolutamente no. Assolutamente no. E questo è per rendere il tutto un po' più equilibrato, ovviamente solo per la fase a gironi, quindi ognuno ha 4 partite nella fase a gironi, a disposizione. 4 partite a disposizione, che saranno 4 video, dove ognuno andrà a fare poi 4 pescate per potenziarsi la squadra, mentre poi semifinali, finali, come si arriva e lì poi sarà dura, perché inizia a vedere innanzitutto il talento di ogni giocatore, ma soprattutto io sono curioso di capire chi supererà il girone, e già lì... Allora, io ti faccio, posso farti il mio pronostico? Vai, fai il tuo pronostico. Così, poi me lo fai anche te. Sì, due, c'è un'altra cosa importante anche da dire, Dopo me la dici, prima voglio fare il pronostico. Gruppo A, passano Ron. Dav e Ron. Ah, mi metti così? Sì, Dexter, ciao. Gruppo B... E allora per forza Venom. No, no, Venom non passa. Gruppo B passano Seawolf e... No, Shale. Passano Shale e Yoshi. Ah, cavolo. Te la faccio così. Ci sto. E io pronostico anche il campione. Però... A caso, aspetta, Yoshi. Campione Yoshi, ma il campione dobbiamo ricordare che riceverà, oltre che la gloria eterna, anche un premio che decideremo ancora, ma sarà sicuramente fighissimo. Ma un'altra cosa importante qual è, ragazzi? Non perdetevi nessuna partita, perché anche chi arriverà ultimo, invece al contrario, riceverà un premio negativo. I due ultimi. Vuoi mettere sì, i due gli ultimi due del girone subiranno una penitenza. Quindi ogni partita è fondamentale, anche se uno magari può... aver difficoltà a vincere, deve assolutamente non arrivare ultimo. No, perché sennò ci sarà da divertirsi poi. È tosta. Teo, fammi il tuo pronostico. Dimmi la finale, voglio la finale. La finale sarà Dav contro Venom. Poi sembra che l'abbiamo fatta apposta. No, non lo so. Secondo me, beh, dai, Ron e Yoshi sono forse quelli un po' più esperti. Dai, io dico loro, vado sul sicuro. Ok. Il video termina qui, ragazzi, però vi ho preparato una sorpresina, perché vi ricordo intanto che ci vediamo il 5 dicembre con l'asta, vi ricordo che ci vediamo domani con un nuovissimo video, ma adesso alla fine di questo video vi ho lasciato un po' delle prime impressioni di questi 10 partecipanti, cioè in realtà la mia e la tua no, degli altri 8 partecipanti, un mini video, un attimo, su come gli è andata, sulla scelta del capitano e che, cosa ne pensano, che hanno avuto e cosa girone. Ne pensano del girone. Ragazzi, ciao, ci vediamo. Ciao, sono Seawolf e sono contento del girone che mi è capitato, perché già ho evitato Justeron, mi sembra una cosa molto molto positiva, però mi fanno paura tutti, perché raga, io sono tipo il più scarso per distacco, quindi sono pronto a prendere i ceffoni, ma proprio Venom mi distruggerà, già l'ho affrontato una volta for fun e ci ho perso malissimo, quindi figuratevi voi, la persona, il calciatore che mi è capitato come capitano è Kanté. Certo, a quello che capita Cristiano Ronaldo, a quell'altro che capita Griezmann, a me capita Kanté, io vabbè, Kanté, certo, mamma mia, oh, ma è una gioia. Girone abbastanza complicato, perché comunque sono tutti molto forti. Sono contento però di avere Walker come capitano. E chi temo di più del mio girone? Probabilmente me stesso, perché sono il più scarso. Ragazzuoli, cosa ne penso del mio girone e del mio giocatore? Allora, per quanto riguarda il girone, vi dirò, sincero e schietto, volevo non beccare nel girone Ron, perché so che è molto bravo e se, secondo me è quello che può dar più fastidio a tutti quanti. Il mio giocatore è Jude Bellingham, ragazzi, cioè che vi devo dire? Più fortunato di così, cosa dovrei cercare? Allora, diciamo che come capitano poteva andare meglio, mi è capitato Cancelo. Il girone è difficile, è tosto, perché non è che sono così tanto forte a FIFA, però quello che temo di più è Venom con Cristiano Ronaldo e anche Yoshi, so che è molto molto bravo. Vedremo, noi cercheremo di fare la figura più bella possibile. Speriamo bene, però Cancelo. Porca miseria. Ovviamente il girone è piuttosto a chi doveva capitare? A me. Comunque, almeno il capitano è buono. Sonaldo, con sto tiro di finesse che le mette tutte sotto al 7. Da fuori area e da dentro l'area. Girone ostico, a Ron hanno dato Musiala, occhio alle skill. Griezmann è sicuramente uno dei capitani migliori a disposizione, con quel finesse shot può fare sicuramente la differenza. Uno dei player del girone, secondo me, che può fare invece molto bene è sicuramente Home, con quel Jude Bellingham, un altro giocatore devastante che sicuramente farà vedere a tutti quanto è forte.
Allora, non conosco bene come giochino gli altri, però so che Ron è veramente forte, quindi sarà veramente dura con lui. Per quanto riguarda il capitano, mi è capitato Donnarumma e non è che sia contentissimo. Sono milanista, quindi insomma, poteva andare meglio, però almeno è forte su FC, o almeno dovrebbe. Allora, capitano Musiala, secondo me ottimo capitano, un giocatore molto affine al mio modo di giocare, con 5 di skill, quindi lo userò per fare un po' di robe carine lì davanti, sicuramente lo userò come COC, ma poi l'occorrenza lo posso mettere anche esterno, prima punta. Bello, bello, mi piace Musiala, molto, molto contento della scelta, del pick. Per quanto riguarda il girone, sicuramente sono entrambi due gironi molto buoni, molto forti, gli avversari non saranno per niente scarsi, anzi, però io del mio girone l'unico che conosco a livello di gioco, di gaming, era Dexter, perché ai tempi mi ricordo essere stato un grandissimo giocatore di FIFA, è uno che secondo me mi metterà molto in difficoltà, è uno molto forte, anche Dav a ricordo sapeva il fatto suo, gli altri due ragazzi non ho mai avuto modo di giocarci, e quindi forse quello che temo di più è Dexter. Secondo Dav, gli altri due ragazzi saranno un po' una scoperta anche per me, però alla fine basta che ci divertiamo, no?